Sabato 9 settembre 2017 alla Galleria Merlino, alle vecchie carceri Le Murate di Firenze, sta per essere inaugurata la quarta tappa di On Tour, una manifestazione itinerante non solo nella nostra penisola ma in tutta Europa, promossa da Expertise. Expertise vuol dire Tommaso Gardenti e Marina Volpi, accanto a loro Maria Grazia De Cubellis, che integrerà quanto ci sta per dire Marina e poi successivamente Tommaso per quanto riguarda questa mostra, una mostra che nelle sue precedenti tappe abbiamo già proposto ai nostri telespettatori, almeno per le tappe fiorentine, perché poi queste mostre partono dalla nostra città ma proseguono un po' nelle grandi capitali europee. Ci sono tanti artisti stranieri, come del resto nelle precedenti edizioni, direi che sono il 50% stranieri provenienti da varie località del mondo, ma di questo nello specifico ci parlerà nel suo intervento Tommaso. Direi che Marina a questo punto è pronta per invitare soprattutto i nostri telespettatori a venire a visitare la mostra, perché la durata non è lunghissima e quindi bisogna affrettarsi. La mostra durerà fino al 15 di settembre. È aperta tutti i pomeriggi dalle 4.30 alle 19.30, su appuntamento anche le mattine. E noi siamo contenti, noi di Art Expertise, di inaugurare questa nuova stagione, questo avvicinamento all'autunno, con questa esposizione internazionale, con una serie di nostri artisti in permanenza e alcuni nuovi ingressi dei quali siamo molto orgogliosi. E magari per chi non ha visto i precedenti servizi dedicati a On Tour, spieghiamoli, spieghiamo loro ma anche a tutti i nostri telespettatori cos'è On Tour. On Tour è una rassegna d'arte appunto di taglio fortemente internazionale, durante la quale noi amalgamiamo personalità artistiche diverse tra di loro e le invitiamo prima nella Galleria Merlino, poi se vogliono possono proseguire con noi e possono seguirci nel nostro percorso espositivo itinerante, con una serie di mostre che abbiamo in programmazione durante questo anno e l'inizio dell'anno prossimo in varie località e in vari luoghi, sia in Italia che all'estero, comprese anche alcune tappe nelle fiere d'arte internazionali, tra le quali tra pochissimo Cannes e poi Innsbruck in gennaio. Non te ne andare perché i nostri telespettatori ti hanno incontrato l'ultima volta a Stiava in occasione dell'inaugurazione del concorso di pittura che avete promosso, pittura e scultura e fotografia che avete promosso come Expertise. Da quel giorno non ne abbiamo più parlato, vorremmo fare anche un bilancio consuntivo di quella esperienza. Ma Tommaso ci comunicherà anche i nomi dei paesi, come vedete paesi anche lontanissimi dall'Italia, dai quali sono giunti a Firenze gli artisti che saranno i protagonisti di questa mostra collettiva fino al prossimo 15 settembre. Esattamente sì, come diceva Marina, abbiamo artisti che provengono proprio da tutto il mondo, Polinesia francese, Corea del Sud, Finlandia, Russia, Romania, Germania, Inghilterra, Olanda, Tunisia, Olanda, Francia, veramente un gruppo eterogeneo, Spagna anche naturalmente, veramente un gruppo eterogeneo di artisti provenienti da tutto il mondo e che rappresentano, almeno questo è il nostro intento, ciò che è adesso il messaggio degli artisti contemporanei a seconda dal paese in cui provengono. È folta anche la rappresentanza italiana. Assolutamente sì, come dicevi tu prima, più o meno siamo sul 50% di artisti stranieri, gli altri sono artisti italiani, di cui la maggior parte sono artisti in permanenza nelle nostre gallerie. Un bel confronto stimolante per gli artisti che si accingono a confrontarsi con linguaggi diversi, con espressioni culturali diverse, quindi questa rassegna rappresenta anche un momento non solo di confronto ma anche di stimolo, di crescita per gli artisti. Beh sì, sicuramente per ogni artista il posto dal quale si proviene è da un forte background, quindi per gli artisti di varie nazionalità incontrarsi è sempre un momento per scambiare opinioni, sensazioni e quindi sicuramente per trarre ispirazione gli uni dagli altri, per cui che ospitare artisti di diverse nazionalità dà anche a loro la possibilità di crescere anche a livello artistico, quindi di incrementare un po' il loro lavoro come artisti.
E Marina, per una città a vocazione internazionale come Firenze, ospitare questa mostra vuol dire proporre ai fiorentini, ai turisti, a chi viene anche per motivi di lavoro a Firenze, anche per una sola giornata, offrire uno spunto, una vetrina aperta su cosa succede nel mondo dell'arte oggi, non solo in Italia, non solo magari a livello provinciale, nella nostra città così, ma un po' in tutto il mondo. Quindi per chi segue l'arte, per chi ama l'arte, venire a vedere questa mostra vuol dire risparmiarsi magari qualche migliaio di chilometri per andare a vedere cosa offrono gli altri paesi oggi. È un po' il nostro intento, questa è una cosa, è un po' il fil rouge di Art Expertise, di quello che vuol fare Art Expertise nello scenario artistico contemporaneo, quello di offrire uno spaccato, un piccolo ventaglio di quello che sta succedendo nel mondo, non soltanto in Italia, non soltanto in Europa, non ci interessa la provenienza, ci interessano proprio le esperienze artistiche diverse. E come diceva Maria Grazia, è inconfondibile il taglio che ci dà un certo tipo di background, anche da un punto di vista artistico, e quindi ecco, le esperienze sono davvero molteplici e l'eterogeneità è un po' una delle caratteristiche che le gallerie di Art Expertise vogliono portare in giro come stile, come stilema. Allora, magari se sei d'accordo, direi che il bilancio sul concorso di Stiava lo può fare Tommaso, visto che quel concorso l'avete organizzato insieme. Certamente è stata un'esperienza veramente bella anche sotto il profilo del territorio, con moltissimi visitatori. Cosa più importante, gli artisti sono stati molto contenti sia della location Villa Stiava, appunto, Villa Gori a Stiava, di Stiava, una location veramente prestigiosa e ambita. Sulla nostra pagina Facebook, molto ben strutturata per quanto riguarda l'esposizione, esattamente, proprio uno spazio creato e ristrutturato apposta per le esposizioni. Sulla nostra pagina Facebook trovate anche il video in cui la commissione proclama il vincitore della Biennale, della seconda edizione della Biennale d'Arte Contemporanea della Versilia, e anche altri artisti che hanno ricevuto una menzione d'onore. È stata proprio una bella esperienza e si ripeterà nel 2019. Bene, grazie. Allora, prima di concludere, Marina, diamo ai nostri telespettatori le coordinate per non perdere questa imperdibile occasione di venire a dare uno sguardo attento sull'arte contemporanea mondiale. Diamo gli orari, diamo magari anche dei riferimenti su Facebook, se potranno trovare prima di venire anche informazioni più dettagliate. Sulla nostra pagina Art Expertise Firenze su Facebook potrete trovare una preview di qualche fotografia della Galleria Merlino e nello specifico anche della mostra On Tour. In più ci trovate in via delle Vecchie Carceri alle Murate di Firenze fino al 15 di ottobre con la mostra On Tour, poi partiranno altre iniziative sempre a firma Art Expertise, tutti i giorni l'apertura dalle 16.30 alle 17.30, su appuntamento le mattine, il giorno di chiusura la domenica. Benissimo, e venire qua alle Vecchie Carceri delle Murate è anche un'occasione per socializzare, perché qui si fa cultura a 360 gradi, nella piazza qua ci sono concerti, ci sono proiezioni di film, c'è tanta musica tutte le sere, quindi venire alle Murate vuol dire immergersi nel cuore culturale della Firenze contemporanea. Quindi venite alla Galleria Merlino, che tra l'altro si trova in una nuova arteria creata all'interno del vecchio carcere, dove ci sono anche librerie, ci sono anche altre molte interessanti proposte come quella che vi sta proponendo Expertise alla Galleria Merlino.